La posizione del comune, a partire dal sindaco, innanzitutto di vicinanza al lavoratore ferito e vicinanza ai passeggeri anche per la paura che hanno provato. Dopodiché seguiamo passo a passo con l'azienda ogni passaggio, rispetto per la magistratura, per i carabinieri che stanno indagando, e l'auspicio che quanto prima possa ripartire regolarmente il funzionamento della metropolitana, perché è evidente che la ricaduta sulla città è una ricaduta assolutamente consistente. Noi, se dobbiamo fare linee sostitutive in tempi più lunghi della semplice emergenza, ovviamente sosteniamo qualsiasi tipo di sforzo. La speranza evidentemente è che la metropolitana possa riprendere il più rapidamente possibile, ma non mancheremo di stare come sempre al fianco dell'azienda. L'unica rassicurazione è che la magistratura è intervenuta immediatamente e ha aperto le indagini. I carabinieri, in modo numeroso e qualificato, sono presenti sul luogo di lavoro dell'incidente. I tecnici stanno operando, noi siamo tirati come una corda di violino, per cui non perdiamo tempo. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi per la città e per i cittadini. Possibile? Assolutamente no, siamo di fronte ad un evento che purtroppo è accaduto, bisognerà capirne le cause. Per quanto ci riguarda, l'intervento sul ferro e l'intervento sulla gomma è un intervento che noi non solo intendiamo confermare, ma devo dire intendiamo sviluppare e accrescere ulteriormente. Quindi non si ferma nulla, anzi, semmai ancora maggiore determinazione. La sicurezza sulla metropolitana è questione che è costantemente attenzionata dall'azienda. Ci sono regole molto rigorose, queste regole vengono rispettate passo a passo, quindi non ci sono avvisaglie. Si tratterà di capire se siamo di fronte ad un errore umano, ad un fatto tecnico. La magistratura sta indagando, alla fine valuteremo qual è il risultato delle indagini. Non ho la competenza, ma soprattutto nel momento in cui è la magistratura che indaga, è la magistratura che ci deve dare le risposte, ci mancherebbe. A ognuno il suo mestiere. Siamo chiari. La metropolitana è una metropolitana sicura, la metropolitana è una linea costantemente attenzionata, purtroppo in tutte le reti metropolitane esiste una percentuale di possibili incidenti. Diciamoci una cosa, nella disgrazia siamo stati fortunati che siamo di fronte a un ferito leggero, tanto spavento, ma siamo di fronte a danni limitati se non ai mezzi, e almeno questo ci ha aiutato in queste ore.